Così, oh. I sbai tutt'uno, come diceva il mammo. Allora, mi trovo qui oggi, 20 ottobre 2020, con il drone, in questo bellissimo campo che c'è un laghetto. Adesso, dal volo di questo drone, se tutto mi va bene, però io già sto a vedere che è partito un sensore qui. Guarda, già non va bene le faccende, guarda. Gli manca un sensore. Gli manca, guarda. È partito un pezzo di qui, qui, dell'ala. E un sensore di una spia. Allora mi trovo in compagnia di Tatiana, che è contenta da vedere il volo del drone. E allora sta qui in presenza mia a vedere come svolgo la situazione. Intanto comincio a pulire l'obiettivo della telecamera del drone, vedi? Piano piano, con la maglietta di cotone. E guarda, non ci ho fatto caso l'altra volta che è partito un occhio del drone, guarda. C'ha due occhi, ne è partito uno, è buco, eh. Speriamo che si accende uguale. E poi speriamo che parte uguale l'elica, anche se gli manca la protezione che copre la vite, vedi? Copre la vite, però non credo che ci sia grandi problemi. Allora, adesso queste qui, io ho capito per cosa servono queste qui, che l'ho fatte vedere ieri. Guarda, adesso lo apro, gli apro le eliche, guarda un po', lo largo in posizione di volo, e poi questi qui vanno a incastro. Dovrebbero, allora, non lo so nemmeno io, eccoci questi dovrebbero andare così. Allora adesso fammi vedere, ce n'è 2 e 4, ce n'è 4, vanno a incastro. Allora fammi vedere, va. Mi sa che vanno chi, eccoli, va, guarda un po'. È fragili sti droni, questi qui, proprio questi più economici, è molto fragili. Dopo c'è chi è che pure più economici, c'è pure quelli più economici, guarda, vedi questo qui. Adesso vediamo, togliendo questo e ci metto questo qua, guarda, la protezione dell'elica, vedi, queste non ce l'avevo mese le protezioni. Se io ce l'avevo mese prima, in anticipo, queste protezioni qui, non mi si sarebbe spaccato questa protezione qui, la copertura della vite. Purtroppo non ce l'avevo mese queste qui. Adè, dai, tanto nessuno è nato imparato. Smonto questi pezzi qui, questi componenti, e ci metto la protezione per le eliche, in modo che quando casca, se casca così, si protegge le eliche. Lo dovevo fare prima, però è meglio tardi che mai. Allora, come si incastra questo qui? Questo pare che si è incastrato, sì. Adesso devo metterlo qui, che guarda un po', la protezione delle luci, ci ho messo l'attac, vedi, ci ho messo l'attac, e adesso ci sta questa protezione. Però la luce la fa di meno, perché l'attac ha sporcato la colla di pittura, di vernice bianca, vedi? Farà di meno luce, però l'importante è che si protegge la luce. Guarda un po', stacco questo componente, vedi? E ci metto la protezione. Vedi, non ci avevo proprio fatto caso. Apposta, no, mi domandavo, ma per cosa serve? Dopo ho visto le istruzioni e si presenta il disegno de con me con queste protezioni. Ecco, guarda, è l'incastro. Oh, a posto. Adesso vedo se si regge bene, se sostiene bene, che se sono incastrati bene queste protezioni delle eliche. Oh, finalmente, adesso è completo il drone. È completo fino a un certo punto, perché gli manca un occhio. Gli è partito un occhio, guarda. Ce n'ha due, gli è partito uno. Te pensa. Gli è partito un occhio, pensa tu. La luce è grosso, Sì, la luce
Non c'è, allora si è staccata la luce, è andata dentro perché le botte gli ha fatto male. La prima botta nella prova, proprio la prima in assoluto, è cascata nell'asfalto vicino l'acqua e sapò dell'asfalto, quindi lì l'ha rotto. E la seconda è vicino l'albero laggiù la selva. La terza ieri laggiù la zona Cerretano, mezza col campo. E un'altra... No, un'altra botta ante la macchina pure, è andata a sbattere ante la macchina. E dopo speriamo che oggi non sbatte da nessuna parte, che lo riesco a manovrare bene. A posto, comincio, vai, vai. Comincio. Guarda, vediamo da... Vedo da appoggiarlo, guarda, lo appoggio... Questo, anzi, vedi? E giro la videocamera verso il basso, che mi è stato anche detto, mi è stato segnalato dalla gente che mi segue, mi dice: Matteo, sbassa la telecamera verso il basso, sennò si vede le eliche. Però le eliche si vede lo stesso. Adesso fammi una prova, adesso la sbasso verso il basso, la videocamera, vediamo se si vede le eliche, dai. Ecco, guarda lì, manco si vede, se memetizza, guarda, non si vede nemmeno nel terreno di quanto è piccolo. Pesa meno di 250 grammi, quindi ci ha voluto solamente l'assicurazione, 35 euro l'anno. Allora, il giacchettino qui che mi ha dato Elisa, solo che oggi è caldo, Elisa, bisogna che me lo levo su giacchettino. È caldo, me lo poggio, te cura, c'ho la menopausa io, allora c'ho caldo. Ecco, soffro di menopausa. Allora, adè vediamo, guarda, la prima cosa da fa, adè, d'accendo il drone, inutile che l'ho messo lì se non lo accendo. Adè lo accendo, vediamo, la luce la fa solo un tenocchio, poro drone, si è accecato. Guarda, si è accecato, che delusione. Le luci sotto fanno luce tutte e quattro, che delusione che è partito un occhio. Adè è un ciclope questo drone, drone ciclope. E poi accendo il telecomando, guarda, guarda, accendo il telecomando, l'ho messo in carica tutta la notte, vedi che è acceso, c'è le spie accese blu, anni 90, e poi metto, piazzo il cellulare così. Ieri mi si è spento il cellulare perché la batteria si era scaricata al massimo e ancora quello lì funzionava. Te pensa, sono riuscito a portarlo nella base dove è decollato con il GPS che avevo installato nel cellulare prima che si spegnesse. Quindi per fortuna che mi è ritornato in via, se no se non mi ritornava non c'ero qui, non c'eri qui a fare la registrazione. Allora SP, guarda un po', questo è un SP500, devo mettere, guarda, devo mettere SP500 per la connessione. E... adesso lo connetto. Wi-Fi, ecco questo qui, connetti, prima connetto il GPS, poi accendo il programma, ecco connesso, adesso accendo il programma, eccolo qua, SP500 start, adesso dovrebbe accendere la videocamera, eccolo qua, vedi? Vai, sì. Vedi la videocamera, si vede le sterpaglie per terra, vedi, adesso finalmente Tatiana qui in prima visione, TV vede il volo, vedi il volo. Vabbè, un attimo che allontano il treppiedi. Aspetta, si vede? Si vede il drone, manco vedo niente io. Cos'è? Con me ho si occhi. C'è il suo lustro. Sì. C'è il suo lustro. Allora, adesso blocco, vediamo cosa se si accende subito. Eccoci. Allora, registro, Vai. Registro e l'audio. Porca miseria. Cos'è? Non so se registra te. Guarda come si alza peo. Che figata. Guarda chi intel monitor. Che alto è. Guarda chi intel monitor, guarda. Io non so se registra te. Click to select music. Cos'è? Cos'è sta roba? Porca miseria. Ma come? Non sa registrare? No. Ma come? Ecco, adesso registra. Dai. Però l'audio non me lo registra, non lo so perché. Non lo so perché. Adesso lo sposto, guarda quanto è andato in alto. Si vede? Si vede il lago come brilla, guarda che roba. Guarda che roba, oh. Però purtroppo non si può ripiare da qui. Pazienza. Chi è che vuole vedere il volo lo vede in un altro video.
Guarda come si sposta. Oh, si vede la macchina e noi. Adesso stavolta non si vede le ali, oh, è vero, non l'avevo. Aspetta. Vedi? Guarda lì come si è allontanato. Ma più su di lì non ce l'ha? No, più su di così no, perché è quasi giocattolo. Vedi, si vede noi, guarda, guarda quanto siamo piccoli. Non vedo niente su. È alto comunque. Perché c'è il sole, è fastidioso. Guarda com'è stabile oggi, anche se c'è il vento. Ma lo muove. La batteria è quasi scarica già. Pensa un po' quanto dura poco sta batteria. Guarda quanto siamo piccoli, due formiche. Ma mi dici una roba, ma se si scarica la batteria si fa caccia. No, no, prima che si scarica del tutto viene giù. Okay. Guarda un po' qui. Che roba. Incredibile, incredibile. Ecco. Adesso lo mando giù. Va giù piano un bel po' oggi. Chissà come mai. Sarà perché non c'è il vento. Ma è meglio, no? Sì, è meglio. Ma c'è un po' di vento, in quota c'è. Però poco. Vedi com'è stabile oggi. Oggi è molto stabilizzato. Guarda, guarda come sta fisso. È incredibile. Guarda, non si vede niente. Non si vede niente, infatti. Non si vede niente proprio. Ma perché a volte perde il segnale, capito? Aspetta, guarda. Guarda dove sta. Ah, anche perché gli ho spostato la telecamera. Vedi? Guarda. Guarda quanto siamo piccoli. Guarda che roba. Visto? Sì, che carino. Io volevo vederlo. Volevo farlo vedere dalla sua videocamera qua, ma c'è il sole, non si vede. Pazienza. Guarda, adesso saluto. Pensa tu. Adesso volevo ripiare il lago. Quanto va distante? Non lo so. Che bello. Dopo te rivieni qua. Sì. Niente, mi ritorna sempre qua. Ma perché? Boh. Perché ce lo fai venire te? Guarda. No, no, non c'ho idea come si manovra ancora. Guarda, si vede il laghetto dall'alto. Vedi, ritorna, guarda. Adesso stabilizza. Si è stabilizzato, guarda. Peccato che non lo posso ripiare dal basso, capito? Lo volevo ripiare. Adesso si vede proprio il lago. Lo tiro più in alto possibile. Guarda, vedi, la batteria si è scaricata al massimo, è a posto, è finito. Ma 2 minuti dura? Sì, sì. No, 4 minuti e 18 e 19, a 5 minuti si spegne. Adesso schiaccio quello che ritorna in due che è partito. Schiaccio il GPS che ritorna in due che è partito, guarda. Guarda un po'. Non si vede niente, 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 eh. È una... una continua sconfitta qui, non si vede niente. Vedi? Si è stabilizzato, due che è partito, adesso viene giù piano piano. Guarda che figata. Hai visto mai una roba del genere? È bello, bello, bello. Ma questo di notte si vede pure le luci? No, dici? No, di notte non si vede niente. Ah, no? Perché non c'ha i infrarossi. Ah. E poi c'ha solo un occhio adesso. Gli è partito un occhio. Che sfortuna. Però dura troppo poco. Guarda, guarda lì, ritorna in parte. Guarda, oh! Bello, ah! Guarda, eh! Aspetta! Guarda che figata, guarda!
Porca miseria, senti lì il vento che fa. Eccolo, vedi se ritorna dove era prima, vedi se tu lo sposti ritorna dove era prima. Vedi la batteria qua? È al massimo dello sforzo. È finito completamente. Apposta, lo pio a mano. A posto, si è spento. Una volta che tocca terra si spegne da solo. Hai visto che roba? Adesso devo cambiare la batteria perché questa è finita al massimo. Ce ne sono due. Ah, ce l'hai un'altra? Ce ne sono due. Ti dà in dotazione due batterie. Ah. Quindi se te lo vuoi fa, sai come funziona. Ho capito, però dura proprio un bel po'. Lo so, però tanto questo serve più che altro a riprendere un obiettivo dove uno si trova, capito? Invece inizialmente mi andava qua, di là, dove gli pareva. Non l'avevo stabilizzato. E pensavo, ma com'è possibile che va a destra, a sinistra, dove gli pare, senza che io tocco niente? Che razza di roba è? Come fa? Come fa? E invece vedi... Adesso, mi puoi piaco la batteria, per favore? Allora, questa... Adesso, guarda, lo spegno. Lo spegno. Devi fare l'onda proprio giù, da sopra il fiume. Al fiume, al lago. Sopra il lago? Sopra il lago. Mi pare che non... Però è troppo lontano. Pare che non ci andava, prima. O ci dobbiamo mettere più giù, no? Mi sa. Se ci mettiamo più vicino al lago, almeno ripia per bene il lago, da sopra. Roba che mi casca ante il lago? Allora no. Dopo Giuseppe si incazza come una bestia che me l'ha comprato, dice cos'è, lo butti in te lago. Cavolo, può stare che casca in te lago? Tutto è possibile. E chi non è cascato mai? Non è cascato mai, però hai visto mai che capita qualcosa? Vabbè, allora niente, dai, fa finta che non ti ho detto niente. Vabbè, però è un bel pensiero andare sopra al lago, capito? Ripia il lago da sopra, gusta. Sì. Guarda lì tu, gli manca un occhio, ci ho fatto caso prima, Che delusione che manca un occhio. Dove è andato? Non è che è andato dentro l'occhio. Scappa fuori. No. Niente. È partito. Come avrò fatto a partire un occhio qui? Tanto le botte... Quando casca non c'è niente da fa. È così, Ma a terra tanto piano piano. Tanto dolce. Io oggi. Ma altri oggi. Giorni no. Oggi è tanto dolce, Vedi come l'ho tirato fuori. La batteria, il power jack. Adesso metto dentro quest'altro, a posto, va in castro ed è carico. E il telecomando però dura 10 minuti, quindi 5 minuti una batteria, 5 in un'altra, il telecomando 10, a posto. Allora ci spostiamo vicino al lago. Allora, il sole sta quasi per tramontare, è quasi tutto finito. Però per noi, per me, soprattutto che guido, non è finito niente, perché c'ho un altro volo da fa. Allora accendo, guarda, prima il drone devo accendere, l'ho acceso, ma come ricordo più. No. Il pirata non è acceso, adesso lo accendo. Ecco, è acceso, guarda, un occhio solo, un ciclope, il drone ciclope. Faccio volare. Lo poggio del mattò che è in papparo, vediamo un po' se vede dal mattò. Sì, guarda che bel lago, guarda. Accendo il telecomando, perché questo sempre bisogna spegnerlo, che dura 10 minuti il telecomando, 5 minuti la batteria ognuna, allora bisogna far risparmiare. E poi voglio vedere la connessione, se si è scollegato, se è sconnesso qui. Sicuramente si è sconnesso. Vediamo la connessione, guarda, non connessa infatti, guarda, SnapTine SP500, metto connetti, guarda un po', connesso, apposta, adesso lo fa volare, adesso vado nel programma,
SP500, devo guardare sempre bene che fosse questo. Ecco, a posto. Vediamo un po', non collega. Non collega, come mai? Come mai non collega? Non collega la videocamera, vedi? Con me. Perché? Oh, adesso sì. Adesso è collegato, guarda. Sei collegato? Io sono andato vicino, sei collegato. Allora, da questo punto. Che se riprende le sterpaglie, inizio la registrazione. Eccolo, guarda, guarda, adesso parte. Saluto al ciclope drone. Guarda, guarda che figata. Adesso lo fa volare sopra il lago. Guarda lì che roba, oh. Che figata. Niente, ad un certo punto ritorna qua. Noi la fa, più di tanto non viene, non va oltre. Vedi, più di tanto non ci va. Non ci va laggiù. Ritorna sempre indietro, chissà perché non ci arriva là, oh. Ci avrà una certa distanza, di più noi la fa. E poi non pia manco il segnale, adè. Che lì non si muove comunque. Che macello, adè, com'è? Volevo fare una ripresa fantastica anche sul lago. Guarda che si vede uguale. Che macello che sto a fare. Perché? Perché è un macello la ripresa, guarda. Si vede a noi qui. Guarda le siamo piccoli. Guarda che è alto tanto, De più non si alza, vedi? Sarà una quarantina di metri. Sì. Quanto sarà? 50 sì. Metri? Vedrai, tu. Una quarantina, 50, più o meno siamo lì. Come sopra una torre. E il lago, ecco, adesso lo riprendo, eccolo qui. Guarda un po'. Ah, vedi, è bello. Sì. Fa il riflesso della luce. È più bello. A occhio nudo. Esatto, quello che vedevo noi. È più bello a occhio nudo. Però comunque è bello uguale. Noi vediamo proprio uno spettacolo. Sì. Oh. Adesso sì. Che un po' va oltre. Vedi? Guarda. Pare che più di tanto non va. No, ma sicuramente. Vedi che non va? Certo. Che cavolo c'ha? Non c'è niente, proprio che così dato non è professionale. È bellissimo però. Però più di tanto non va. Non capisco perché non l'ho visto mai così, capito? Più di tanto, invece quando ero alla selva si è allontanato tantissimo. Ah, si allontanava? Sì, si allontanava da solo, chissà dove andà. Ah, sì? Ma molto più lontano. Ah, io pensavo che era proprio... Qui pare che c'è un muro, come hai detto te. Sì, pare che c'è un muro, poi si ritorna. Sarà l'irrorazione chimica là. Guarda, già è finita la batteria, 3 minuti e mezzo già è finita, guarda. Vedi? Sì. Guarda, Adesso vediamo dove arriva. Vedi che si è fermato. Guarda, ritorna. Ah, non ho toccato niente. Un certo momento pare che c'è un muro, no, che ritorna. Te pensa che roba? Che cavolo ci avrà? Sicuramente l'irrorazione chimica, le cariche elettrostatiche, che lo fa... lo fa... non lo so.
così succede, non lo so. Però comunque vada, se stabilizza, guarda, guarda un po', si è stabilizzato lì, non si muove più, guarda che roba, guarda, è una figata quando è così, pare un elicottero. Guarda, adesso vado più in alto, vediamo. È strano, se prima si allontanava, io pensavo che ci faceva sempre. No, no, pare che incontra un muro e si ferma e si storna, pare che c'ha paura, guarda un po' come si alza te, guarda, pare che, vedi? Adè non si alza su più, vedi, più di lì non va. Allora c'ha proprio, è tarato, più di una certa altezza non va, più di una certa distanza non va oggi qui. Comunque è sempre uno spettacolo, non c'è niente da fare. A me mi piacerebbe che si sentisse l'audio da lassù, anche se si sente le eliche dell'audio, però è bello perché se sente succede... Sente il vento, tanto cosa va che si sente? Però hai visto mai che c'è un uccello, un volatile che vola, se sente il rumore, capito? È una figata, sarebbe bello. A posto, ritorna, non c'è niente da fare, ritorna. Adesso faccio la circonvallazione del suo campo, guarda, riprendo a noi, che siamo tanto piccoli qui. Guarda che figata, guarda quanto siamo piccoli, te su campo. A pensare che il Padre Eterno ci ha donato una coscienza, un'anima da vivere in eterno, pensa. Tutte le cose materiali non vivono in eterno, invece noi persone sì, perché siamo l'anima immortale dataci da Dio. Pensa che bello. La batteria non la fa più, bisogna che lo faccio ritornare in parte, sennò se va a finire nel lago, sto a posto, so. No, guarda, non ci arriva laggiù. Guarda, è proprio, guarda, scarica al massimo, vedi? Sì, sì. No, ma non ci arriva, eh. Oh, stavolta il telecomando mi pare che ha durato, eh. Guarda, il telecomando stavolta ha durato di più. Non ci arriva laggiù, capito, sì. No, no, non ci arriva, io guarda, ero laggiù. A posto, ritorna in parte. Vedi? Eccolo, eccolo! Sta arrivando! Sta arrivando, che soddisfazione! Oh! Adesso ci... Aspetta, guarda, Non si vede niente. Eccolo! A posto! Si è spento? Però come decolla piano piano, come a terra piano piano. Oggi è andata così. Te c'hai ragione però, perché deve essere che piano piano mi ci impratichisco. Vabbè, certo. E lo riesco un po' a prendere. Basta, adesso spegno il telecomando che ha durato di più stavolta. Il telecomando un miracolo ha fatto. Oggi è più stabilizzato. La videocamera l'ho sbassata e non si è viste le ali, come ci avevano ragione quelli che mi hanno commentato. E ecco qua, adesso spegno il cellulare, spegno il programma, porca miseria la registrazione tu spegni. Vabbè, tanto mi ha registrato, va. Ecco, a posto, la delusione, la scontentezza, l'infelicità e disillusione al massimo, perché è finito già, è tutto finito già. Però niente non è, dai, stavolta è andata abbastanza bene il volo, più di tanto non si allontanava e gli manca un occhio, guarda, un occhio acceso, un altro spento, quell'altro non c'è per niente. Però c'è di bello che ho messo le protezioni per le ali, ci potevo pensare prima, come ho detto, no, meglio tardi che mai. Guarda, 5G, adesso lo spegno, a posto, l'occhio si è spento. Allora, il drone Ciclope, ecco, finisco qui anche questo quarto volo e un saluto da me e anche da Tatiana, eccola, e aspetta un po' più in basso, ecco, così, sì, ciao. Grazie Tatiana che sei stata partecipe a questo evento del quarto mio volo. E poi i prossimi voli, chissà chi ci sarà, è un punto interrogativo. Ciao, fine!